Oggi passeremo una giornata insieme a Sofia Goggia. Proveremo a seguire i suoi allenamenti, i suoi orari e anche la sua dieta. Ma partiamo dall'inizio. Sono le 11.45 di sera e sto facendo l'intro adesso perché ho scoperto da poco l'orario della sveglia di domani mattina. Qui vicino al lavandino c'è lo strumentopolo misterioso che mi permetterà di portarvi insieme a me in tutto quello che faccio. Siete lì al terzo occhio. Mettiamo in carica il telefono. Abbiamo fatto anche le 23.51. Entro a letto e buonanotte. Mamma mia. Dato che siamo in montagna, questo sono io vestito da montagna. Adesso affronteremo il primo step che è la colazione. Anche se ho finito di mangiare il goulash con la polenta circa 5 ore fa. Possiamo andare? Siamo pronti. Oddio, oddio. Stai già riposando? Sì, sono ancora sveglia. Quindi te ti svegli alle 5 di mattina e la prima cosa fai? No, in realtà ho fatto una doccia in camera. 10 minuti di respirazione, adesso mobilità. Veramente? 10 minuti di respirazione? Perché la ragazza dorme in apnea. Allora la mattina si sveglia e recupera un po' di ossigeno. Te ti svegli ogni giorno a quest'ora? Dipende da che ora è l'allenamento. La mattina alle 7:15 devi essere in seggiovia. E ieri a che ora sei andata a letto? 22:04. Cioè precisa proprio? Si spinge. Atleti. Ma senti, dimmi dove sei? Vicenza. Ah, tu sei un youtuber. Tipo fai video. Vado in moto, faccio viaggi. In generale faccio tipo video experience. E sei partito da? Da Vicenza. Pronta? Ti senti meglio adesso? Sì, flottiva. E faresti le uova di ieri? Due piene tra due? Io dovrei mangiare la stessa roba che mangi te. Ok, allora vai, gliela ordini. Marco, potresti fare la stessa cosa che ha chiesto Sofia? Cosa mangia Sofia a colazione? Mezzo alveare. Allora, alveare, miele. Non riesco a starle dietro neanche a colazione. Vuoi una fetta? Sì, un tocco de pain. È molto veloce. È molto veloce. Beh, signore, spingi forte. Loro sono il tuo team. Wow, il mio skimen è il mio preparatore e il mio allenatore. E lo skimen cos'è? Un tecnico che mi prepara gli sci. Ah, un tecnico? Sì, tipo quelli delle moto. Sì, il meccanico. A spostamenti come sei? Cambio hotel ogni settimana. Da settembre fino a fine marzo. Avrò 15 notti a casa, poi mentivate. Sono sempre in giro. Continui a cambiare pista in base a dove ti alleni o? Dove mi alleno e gare. E tutte le dinamiche che ci sono, il meteo, che la neve cambia, te riesci ad adattarti? Per forza devi adattarti. Se ti passa la nuvoletta di fantozze mentre parti tu, non è che dici no, aspetto, poi gli sci pensa lui. Quanti sci ti porti dietro di solito? A tutti quelli che poi scremiamo, testiamo il modello e non va, sono 60 paia. 60 paia? Che ore sono, bros? 6:20. Chiacchieri. Te devo spiegare qua al nostro ospite come funziona il nostro mondo, altrimenti vedo solo uno che scia così. Vado a cambiarmi, raga, a dopo. E dopo, saluti. Vi dirò, colazione pesantina. Penso che fino a domani mattina, con il quantitativo di roba che ho mangiato, sarò sazio. Adesso prendiamo la macchina e raggiungiamo le piste da sci. Siamo giunti al punto di ritrovo, fa un freddo bestia, sono le 7 di mattina, è ancora tutto buio. E adesso inizia la tribolazione. Bellissimo lo sci, soprattutto in questo momento. Com'è che si fa? Sofia, questo è per te. Non mi sento già più le mani. Tribolare sempre. Questo potrebbe essere il mio motto di vita. Vediamo chi si uccide su questa lastra di ghiaccio. Tento adesso. È bello vedermi camminare così. Non il massimo, vero? Stai andando su adesso? Venire su. Ti seguo? Prendo gli sci o sto senza sci? Fienzonato. L'alba si sta rivelando a noi. Qui penso di aver messo sugli sci. Anche se non scio da quando ho 6 anni. Passo. Il tornello. Praticamente lei ha tutta questa zona con i suoi sci. Il suo camerino. Ci siamo. In seggio via con Sofia. Ti insegno un trucco. Dammi i bastoni. Vai. E mettiteli sotto il culo. Me li metto sotto il culo. Da. Oh là. Ma fai tanto allenamento gambe te. Secondo te? Fai sentire. È marmo. Quanto spingi in pressa? Guarda, questa è la classica domanda da uno che non sa un cazzo. Perché dipende dalle carrucole, dal sistema della pressa. L'unico metro di valutazione è quanto fai di squat libero giù in buca. Io ho fatto 120. Devo confessarti una cosa. L'ultima volta che ho sciato ero alto pressappoco come il mio femore. Beh, ma non si dimentica più come andare in bici. Ma questa passione? Io sono figlia di una professoressa di lettere e di un ingegnere. Ah, non c'entra niente. Noi andavamo a sciare a Popolo perché avevamo un appartamentino lì. Poi io e mio fratello abbiamo preso le prime lezioni di sci, da lì è nata la passione. A livello adrenalinico, palpitazioni prima della gara? Sono tranquilla. Ah, sei tranquilla, non te ne frega niente? No, non è che non me ne frega niente, però sono tranquilla, il mio mestiere. Mi concentro sempre su quello che ho da fare, sulla mia sciata, no? Poi il risultato non ha naturale conseguenza di quanto buono tu fai. Al mondo quanto sei la più forte? In discesa libera sono la prima al mondo da 2 anni. E come ti senti? Tranquilla. Beh, ogni giorno bisogna conquistarselo, eh. La gara più importante è sempre quella successiva. A livello fisico, mentale, c'è di impegno, penso che sia. Bisogna stare dietro tantissimi aspetti: mentale, fisico, nutrizione. Poi comunque devi fare il conto con l'età che avanza. Quindi devi cercare di lavorare in maniera più intelligente per ottenere gli stessi obiettivi. Quanti anni hai adesso? 30. 30 anni? Inizi ad essere verso il di là, esatto. Lo sci fino a quanti? Vai, penso di fare Milano Cortina 2026, forse un'altra stagione, poi basta. Sì. Poi a un certo punto avere gli acciacchi. 34 anni, ma sì, è una vita che ti logora parecchio. Cioè, immagino tu
abbia le giornate iper piene. Sì, in giornate del genere io mi alzo alle 5 e mezza e finisco il tutto, mi alzo da tavola alla sera alle 9 e un quarto se ho finito tutto, altrimenti poi vado in camera, faccio degli esercizi per rilassarmi a livello respiratorio, poi dormo. La routine è sempre piena. Tosta, eh? Eh sì, però è la vita che mi sono scelta, quindi... No, no, però atleta e tutto quanto, però... Sai, se finché non lo conosci, finché non ti fai spiegare nei minimi dettagli, esattamente come tutti i lavori, c'è sempre una parte a cui non penseresti. Anche perché molta gente pensa che scia si diverte, ma invece... Vita privata, riesci a vivertela oppure poca. Hai difficoltà? Ne ho poca ed è il mio lusso. Svegliarsi a casa tua, andare dal tuo edicolante. Per me quello, cioè, è una cosa straordinaria. È una cosa straordinaria. E adesso ti alleni? Adesso mi alleno. Ma e questa mano? Questa mano ha una piastra, una vite. Poi dopo ti faccio vedere le foto mentre mi operano. Non riesco ancora a utilizzarla bene, mi fa male. La cosa assurda è che... Cioè, il giorno dopo ho vinto. Io mi sono rotta alle 10.50 la mattina. Mi sono accorta, ho finito la gara, sono arrivata seconda. Ho detto, mi sono rotto la mano, sono andata a Milano, mi sono fatta operare pomeriggio, anestesia generale, sono tornata a St. Moritz la sera, arrivata alle 10 di sera, la mattina alle 8 ero al team hospitality, alle 10 e mezza sono partita, ho vinto la gara con mezzo secondo. Brutta allora, gli hai detto? Oh! Ho fatto il gesto brutto. Di Luca Toni, capito, con l'altra mano. Grazie Sofia, buon allenamento. Come potete immaginare non scenderò dalla stessa parte di Sofia, eviterei di morire proprio oggi. Ma guardate che bel panorama che c'è qui. Ma che bello! Molto bene, adesso a piedi, perché se no ci uccidiamo, andiamo a vedere le partenze. Qui ci sono tutte quante le nazionali che si stanno allenando. Lì c'è Sofia e adesso la vedremo fare la sua partenza. Ah, quindi canti prima di partire. Io quando ho in testa la canzone e ce l'ho in testa dal momento in cui mi sono... E te la canti anche mentre scendi? Sì, sì. Sta sciando con solo una mano. Che fortunato sono a fare una sciata insieme a Sofia e addirittura averla come istruttrice. Che non so se sia una fortuna o una condanna a morte, ma lo scopriremo presto. Adesso mi fai vedere come si parte, perché no. Io senza una mano non riesco a partire, però ti dico come si fa. Io ho paurissima. Vai, dai. Oddio, guarda quanto pende. Come mi vedi? Confidente, vero? No, mi sembra un po' un minatore. Sofia, pronto in partenza. Non aspetta un minuto lei. Adesso ti faccio vedere come si fa, capito? Te metti i bastoni qua. I bastoni dietro l'etichetta. No, questo si chiama cancelletto. Dietro il cancelletto. Così ti tiri su e dà una spinta di braccia e scivoli. Non penso di riuscire a fermarmi lì. Metti fuori i bastoni. Fuori i bastoni? No, devi fare anche così. Ah, devo fare così? Sì, davvero pro. Ah, ok. Così? Datti un bel salto, spingi forte. Mi spingo e vado in avanti. Sì. Sicura? Non succede niente, vero? Vai. Sto cagando addosso. Al massimo cadi. Vado. Oddio, ben signore. Bravo. Che partenza. Ci siamo. Adesso nascono i problemi. Abbiamo una discesa fino al rifugio. Tanto è lunga per te, ho visto già come sci. Hai già visto come scio? Sì, ti ho visto uscire questi metri. Quindi faccio schifo? No, non fai schifo. Adesso fammi vedere due curvette come si fa. Fammi una bella conduzione. Una bella conduzione. Vai, stai sull'esterno. Bravo. Sempre sulla gamba a valle. Questa, vai, spingi. Bravo. Carica. Carico. E giro. Vai. Ci sono. Quando cambi, punta il bastone. Così, guarda, eh. Hop. Che bello, visto da te. No, fermati. Tu stai puntando questo. Devi puntare questo. E a te non fanno male le gambe, naturalmente. Sto perdendo un polpaccio, non li sento più. Quadricipiti fuori uso. Ma guarda, amore, questa cosa è una cosa da non fare. Perché? Non ci si scontra con gli sci. No, non si va sopra gli sci degli atleti professionisti, mai. Perché è tipo un segno di non rispetto? Perché me li rovini, punto. Ah, ok. Ci sono. Non ci sono. Come sembra facile fatto da... Guarda, sembra che sta mangiando un sacchetto di patatine. Ci sono. Sofia Goggia. Oddio. Sono ancora vivo. Non si scherza. Si scia con Sofia. Ah, signore. Bella lì, zio. Sofì. Beh, sciare sai sciare, devo dire. Bah, guarda, a 30 anni non ho ancora imparato a farlo come vorrei, però... Sono finito. Pensate, ho fatto una discesa e basta. È così. Lo sci. Dov'è che li metto? Sono andato giù tanto male. Beh, simpatico. Se mi piace questa risposta. È come quando chiedi... È bello.
bella, brutta, simpatica. Vado, vado, curva a destra, curva a sinistra, finito la spinta. La tecnica, sempre più forte, incredibile. Ma che videomaker! Faccio finta di andare a destra e a sinistra. Lindo ma violento. Gigi Dag, eccolo qua. Ho la faccia da guerriero che sta facendo una pista. È una pista nera questa. Vado, sono un missile. Oh no, non si scherza. Che voto mi dai? 2.5. La cosa incredibile è che è solo mezzogiorno, solo che siamo svegli ormai da 19 ore. Mi sembra essere tipo al pomeriggio. Assurdo. Ma già alle 8 di mattina mi sembra che fosse mezzogiorno. Beh, è vero, eh. Appena ritornati all'hotel per il pranzo, come sempre vi porto in testa con me. Andiamo a vedere cosa mangia Sofia a pranzo. Eccola. Eccolo. Il pranzo inizia con un cappuccio. Questo è molto buono. E quindi lo scoop? Te, ragazzo. Non ho ancora capito. Sono in una relazione, ma non ho ancora capito. Ma Jessica e te, no? Sono fatti... Non sono in commercio. Cioè, sono su misura per te. Li sviluppo io. Beh, signore. Cosa sarebbe? Il pranzino. Bello. Con i broccoli. Ma che bel piatto. Pranzo da king. Pranzino. La velocità massima. Una volta in allenamento ho fatto i 143. Quest'anno in gara le incluse ho fatto 141. Ma in allenamento secondo te spingi di più che in gara? Non è una cosa di velocità assoluta lo sci. Questa qua è un'analisi video che fanno. Sono due video sovrapposti per vedere, tipo, nel primo pezzo del Canada le linee, tipo poi fa questa linea, come esce, se esce più veloce. Qua era 141. E il rapporto con i fan com'è? Sai che io ho, secondo me, un ottimo rapporto con tutti i miei fan. È chiaro che non può piacere a tutti, ma mi sento molto amata. Mi piace trarre energia da loro, capito? Mm. Ed è sempre meglio un sorriso in più che una foto in meno. E non ti disturba? Il primo anno in cui ho iniziato a fare i pod in Coppa del Mondo nel 2017, e il fatto di essere diventata popolare per la prima volta mi ha fatto fare uno scatto un po' proprio a livello sociale. Andavo tipo la domenica mattina a prendere il caffè col mio cane, a leggere il giornale, che per me era un rito, e c'avevo la gente che mi chiedeva foto, autografi. E ti dico che all'inizio mi sentivo privata della mia anima, mi svuotava dentro. Invece adesso ci sguazzo. E dopo questo pranzo cosa devi fare? Faccio subito un tape tra 20 minuti per la mano, mi riposo 40 minuti, vado a fare ginnastica, finisco, doccia, poi vado ancora dal fisioterapista, poi devo fare una chiamata con la mia psicologa di 45 minuti, faccio video analisi, basta. Sei seguita da una psicologa per crescere io come persona, non sugli aspetti della gara. È una vita che lavoro per essere un atleta migliore, però mi sono un po' a volte dimenticata della persona che sono e dello sbaglio che fanno tanti sportivi, no? Pensano sempre che il margine di miglioramento sia in qualche dettaglio tecnico, ma alla fine è lavorare su te stesso che secondo me amplifica la bontà del lavoro tecnico che fai. Questa cosa della psicologa secondo me è pazzesca. Molti si vergognano che devi andare dallo psicologo. Io non vado dallo psicologo, io vado dalla psichiatra, che è peggio, anzi è ancora più tabù. Cioè, detto così da te, spinge anche le persone a dire, va, che non è un problema se qualcuno ti aiuta a sdogana il tabù. Mi ero scritto un po' di domande dei fan, solo che appena dai a una persona lo spazio di dire tutto quello che vuole in una cosa privata che non viene pubblica, ti escono di quelle robe. Tipo? Di solito fanno tutto riguardo al sesso. Cioè, ma riferito a cosa? Ieri ho fatto questa storia qui dove dico: se vi trovaste davanti a Sofia, voglio leggerle. Guarda che sono... Essere un'atleta famosa fa scoppare di più. Sono tutte domande random che chiedono. Hai mai fatto sesso in un posto sulla neve? Com'è la vista parcheggiando sopra da un furgone? Quanto sesso fai? Bravo, bellissima! Hai mai scoperto con gli sci? Ma pensate. Posizione sessuale preferita? Cioè, ma tutti sul sesso? Ti fa scoprire di più essere Sofia Goggia? Ma tutti, oh! Senti, io devo scappare perché tra 5 minuti la fasciatura. Alle 3 se vuoi, qua fuori facciamo ginnastica. Grazie, Denis. Grazie a te, Sofia. Buona mano. Abbiamo appena finito di mangiare. L'unica cosa che vorrei fare dopo questo pranzo sarebbe una grande pennichella, ma noi ci alleneremo insieme a Sofia. Pronti per l'attività sportiva? Mobilitazione. Ah, questa qua è mobilitazione da sci. No, la mobilitazione ce l'hai solo. Sì, ma vai giù, caro. Per i trasporti. Sì, ma va che qua, cioè, ho tutto che tira. Scusa. Non è male, altrimenti te da preoccuparsi. Denis. Abbiamo iniziato da 20 secondi, già ti lamenti? Spinge, questo qua è da calcio, eh. Sport! E questo sembra estremamente difficile. Non ti riposa 30 secondi, dai, facciamo fare un giro. Questo sembra veramente difficile. Oddio, 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 impossibile. Quindi? Devi evitarlo. No, va bene, impossibile. No, impossibile. Bravo, eccolo là, evitalo. Oddio. Bravo, eccolo là. Ci sono! Oh, ma questo ci prende in giro, in realtà... Non si scherza, ma le bestie al popaccio. Quel passo lì. Un misto di Michael Jackson. Questo magari la tagliamo. Non t'azzardare a toccarli, eh. No, Denis, senti, parcone finito io, per favore. Oddio, e adesso? Bondage! Ah, questo fa male. Questo tosto, questo spinge. Avrai i polpacci tutti quanti irrigiditi. Allora, due sprint in questa salitina qua. Non so, questi qua sarei qua a guardarli. Ma quasi quasi ti direi, dai. Appena parte lei, parti e prova a rincorrerlo. Dici? No, ma lui mi manca.
In pendenza anche. Dura qua, Qua dura, Dai, fammi vedere come fai. No, no, fammi vedere te. Ma no, ma io non sono brava a correre. Ma scusa, ma te, cioè, devo prendere esempio? Si aspetta che arrivi qua al tombino. Perfetto, e poi parto. Com'era? Bene. Così in pendenza pesa. Sì, ma quanto pesi? 74. E sei alto? 1,90. Io peso 72, sono alto 1,68. Come la mettiamo? Sì, ma quanta massa muscolare hai te? Tanto. Sì, sì, sono a posto abbastanza. Dovrei dimagrire un chilo adesso. Io devo aumentare di 15. Ma d'altronde hai il fisico da lanciatore di coriandoli. Tu sei il prossimo, Lei fa questo, poi fa uno. No, non vorrei rovinarle l'allenamento. Aspetta. Pinocchio. Allenamento direi finalmente finito. Sono circa le 4 del pomeriggio, ma la giornata non è finita ancora qui. Come ci ha fatto vedere a pranzo, il prossimo tempo lo utilizzerà per visionare i filmati della giornata. E tra poco non ci rimane che la sfida finale. Siamo giunti al termine di questa giornata in cui abbiamo fatto tante cose. Bravo, però. Potresti farla youtuber? La cosa indimenticabile è quando fa la prova microfono. È una cosa indimenticabile quella. E poi anche la tua faccia quando mi hai toccato le gambe. Marmo! Marmo! È marmo? Di Carrara, senza R. Dato che io sono un appassionato, a parte quella roba lì, sono un appassionato comunque di motori, mi piacciono le moto, le macchine. Intanto se ti piacciono le moto, se hai mai provato a guidarne una... Allora, caro, mo te spieghe. Io giravo a Bergamo col KTM 125, poi vabbè, qualche Vespa. Adesso vorrei prendere anche la 883 dell'Harley, perché è l'unica Harley un po' carina. Detto ciò, ho girato anche in pista in moto con una Yamaha R6 al circuito di Franciacorta con l'istruttore Manuel Poggiali. Bello però che ti piacciono le moto, No, ma a me tutte le cose con pericolo mi piacciono. Invece reparto auto? Reparto auto? No, vabbè, devo dire che in federazione abbiamo lo sponsor di Audi, però io, essendo amante comunque della velocità e dei motori che cantano, mi sono fatta dare un bel modello. Ovvero? L'RS6. Bella. Non vorrei sfidarti, ma in pratica in questo gioco ci sono 15 carte a testa, una carta in mezzo che viene scoperta. Su ogni carta del mazzo c'è sempre un simbolo che si ripete, chiaramente messa in posizione diversa e in grandezza diversa. Il primo che finisce e trova tutti i segni corrispondenti vince. Sei pronta? 3, 2, 1. Fuoco. Forbice. Iglu. Acqua. Fulmine. Scusa, il fulmine qual è? Questo penso. Fantasma. Ah, hai preso tempo! Il fulmine qual è? Ha preso tempo. Cactus. Cactus. La chiave di Sol. Occhiali. Mela. Yin Yang. Chiave. No, aspettami. Tartaruga. No, basta. Sole. Matita. No. Così finisco. Io devi sapere che ho fatto una domanda ai tuoi fans. Ho chiesto a loro di farmi delle domande in privato da porti. Però non delle domande normali, ma un po' scomode. Quindi ti ha fatto guadagnare bene essere campionessa in questo sport? Mediamente direi di sì. È uno sport dove stai bene se vinci. Detto ciò, mi viene da dire che ci sono altri sport in cui a parità di ranking si guadagna tanto di più, però non mi posso lamentare. Anzi, quando non c'è la neve cosa fai? Mi ammazzo in palestra d'estate, vado in bici, frequento gli amici, frequento le persone del cuore, cerco di vivere una vita normale. Chiaramente mi rendo conto che il contorno che mi ha dato questo sport è molto ampio, anche se non è proprio prettamente legato alla neve, quindi ho tante cose da gestire, sponsor, media, e comunque la preparazione è sempre qualcosa da inseguire costantemente. Bevi gratis in tutte le baite? Essendo astemia non bevo. Sei astemia? Scherzone! Allora, no, devo dire che non è che mi capita di andare in tante baite, perché quando sono sulla neve fondamentalmente sono sempre in allenamento. Capita spesso che mi offrano, quindi grazie. Nel frattempo che fai le carte ti chiedo, ma gli scarponi da sci dopo una giornata intera non ti fanno male? I piedi spesso mi fanno male, anzi ho dei piedi devastati dal freddo. Li slaccio ogni discesa, li tolgo appena posso. A volte non mi sento i piedi, quindi durante l'allenamento vado a toglierli perché non più la circolazione. Vamos. Pronta? Sì. Vado. Occhiali. Vabbè. Biberon. Vabbè. Carot. Acqua. Quadrifoglio. Gatto. Mano. Chiave di sol. Fuoco. Forbice. Fiocco di neve. Cuore. Fulmine. Fulmine. Basta. Uccello viola. Uccello viola. C'è martello. Allora chiederei alla redazione di creare dei giochi un pelo più convenienti per la mia parte. Ma sai perché sono abbastanza brava in questo? Perché questo qua è un gioco tutt'altro che stupido. A livello visivo, io spesso lavoro su schede
visive, dove devo ricordarmi le forme, i colori, perché alla fine quando studi una pista, quando studi dei passaggi, ti devi esattamente ricordare tutto. E quindi a livello cognitivo è un gioco interessante, però è una parte che io alleno in maniera diversa e forse anche per quello che è interessante. Sofia Goggia, bara! Va bene. No. Alle volte non hai paura di chiedere troppo al tuo corpo? E a volte sì, però alla fine la vittoria penso che abbia un margine veramente rosicato, quindi devi dare tutto. Per esempio la mano a Sam Moritz è chiaro che è una cosa oltre il limite, però quando sei convinto mentalmente secondo me vai oltre qualsiasi cosa. A volte chiedo tanto al mio corpo, forse troppo, esattamente come darei tutto per raggiungere ciò che voglio, faccio così. Supereroi! Aspetta. Determinazione. Determinazione. Bravo, brava veramente. E il mare ti piace? Sì, il mare mi piace. Ogni tanto vado al mare. Quest'estate ho fatto 8 giorni divisi in 4 volte. Sono tanti per me. La tua passione oltre gli sci? Aspetta, devo decidere bene. No, mi piace andare in bici d'estate con l'elettrica, fare tanti giri in montagna. Poi mi piace tanto leggere. Molto bene. Aspetta, mi piace passare le giornate col sin. Benissimo. Questa è una grande risposta. Dopo questa io direi che siamo vicini alla conclusione. Grazie per essere entrata nel mio canale. Non so se sarà una tua fortuna, una tua sfortuna. Lo metto sulla Smart TV. Ti metto grande schermo. Grandi film, grande schermo. Hai capito, mamma? Questa l'avete ripresa? Bene, dopo tutte queste domande, ringrazio Sofia per il tempo che mi ha dedicato. Ma grazie a te, Sinna. E posso dire? Vai. Ci vediamo. No, no, aspetta. Scriveteci qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo video, cosa ne pensate della Sofia. E adesso puoi farlo. Appuntamento, come ogni domenica, alle 13:30. Ciao! Ciao amici. Dopo la giornata con Matteo Berrettini, anche quella con Sofia Goggia è stata incredibile. Se anche voi volete vivere un'esperienza del genere con un atleta Red Bull di questo calibro, cliccate il link che trovate qui sotto in descrizione per tutte le info e le istruzioni. Prossimamente ci vediamo sul canale con uno dei portieri più forti del mondo. Iscriviti per non perderlo. Saluti.